Il prossimo premio va allo studio dell'anno diritto penale ambientale. E the winner is Studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa. Per confermarsi per il quinto anno consecutivo lo studio di riferimento in materia di responsabilità degli enti e di diritto ambientale. Per l'approccio scientifico al diritto, arricchito dalle esperienze e dalla sinergia del team dei professionisti che hanno portato a importanti risultati in Italia e non solo, anche all'estero. Do il benvenuto in collegamento all'avvocato Dario Bolognesi, il fondatore dello Studio Bolognesi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Buonasera. Allora, poi io le leggerò anche dei punti della motivazione. Prima le faccio dire qual è l'importanza di un riconoscimento come questo. Ma è importante per me e soprattutto per i miei collaboratori che sono oggi qui vicini nello studio, anche se purtroppo non siamo come al solito convivialmente seduti attorno a un tavolo. Dovete mantenere le distanze di sicurezza. Infatti. Infatti, quello è vero. Però, insomma, come avete, le chiedo subito, a questo punto mi ha dato un assist, come avete portato avanti il lavoro in questi mesi, proprio per queste difficoltà di contatto? Insomma, il vostro mestiere è fatto molto dai contatti, no? Sì, per la verità lo studio non è mai rimasto chiuso perché si è lavorato molto da casa, ma facendo dei turni ed essendo il nostro studio organizzato in stanze diverse, siamo stati quasi sempre presenti, seppure appunto non tutti nello stesso tempo. Perché, come ho sentito dire anche ad altri colleghi, ci sono state delle emergenze continue che ci hanno costretto diciamo, a proseguire la nostra attività nei confronti della clientela. In particolare, ovviamente, noi ci occupiamo di imprese e quindi coloro che hanno continuato a svolgere un'attività perché si trattava di attività essenziali avevano il problema di verificare insieme a noi i loro protocolli proprio per evitare situazioni diciamo di colpa ove si fossero verificati dei casi di Covid nell'ambito del lavoro. E quindi lì si è discusso a lungo se queste guarentise, queste situazioni di prevenzione verso la malattia facessero parte, diciamo, del documento di valutazione dei rischi o meno. Noi alla fine abbiamo ritenuto che si trattasse di un falso problema perché è vero che il rischio era esogeno rispetto alle problematiche lavorative vere e proprie, però nel momento in cui l'impresa si doveva organizzare, nel momento in cui il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza dei lavoratori, ovviamente era necessario implementare la 231, implementare il documento di valutazione dei rischi o quantomeno svolgere un'approfondita analisi di rischio all'interno dei protocolli e porli in appendice al documento di valutazione dei rischi. E quindi siamo stati molto impegnati in questo senso. Certo, assolutamente. Infatti nella motivazione si legge proprio l'approccio scientifico al diritto, arricchito dalle esperienze e dalla sinergia del team dei professionisti. Quindi diciamo che avete combinato già tutto ciò che sta alla base della vostra mission, ancora di più forse in questo momento, no, avvocato? Diciamo siamo molto impegnati in questo momento per preparare i processi che si profilano in ottobre. Certo. Sono state fissate molte udienze preliminari, alcuni dibattimenti in materia ambientale e quindi diciamo, i reati di cui si discute sono l'inquinamento ambientale e il disastro e quindi stiamo lavorando per preparare questi processi che interessano
sia le persone fisiche che gli enti, perché ovviamente la persona giuridica, la società, è chiamata in causa in questi procedimenti ai sensi della 231. Ecco, quindi diciamo, saremo messi alla prova in Eh già, autunno, eh già. prima di tutto in ordine alla tenuta dei nostri modelli, cioè i giudici verificheranno la idoneità e l'efficacia dei modelli che abbiamo costruito insieme ai dirigenti della società e attraverso le interviste degli apicali e delle funzioni delle varie società. E Certamente. naturalmente poi sia per gli enti sia per le persone fisiche si dovrà discutere della sussistenza di questi fatti contestati di inquinamento o di disastro che hanno degli elementi costitutivi che riguardano dei concetti che ancora la giurisprudenza di legittimità e di merito non ha individuato in modo consolidato. Cioè quando si parla, diciamo, della compromissione o del deterioramento significativo di una matrice ambientale, ovviamente che sia misurabile, ovviamente si pongono dei problemi di interpretazione tecnico-scientifica molto importanti, e così anche quando si parla di irreversibilità di un ecosistema, il reato di disastro, l'interpretazione è difficile, è collegata a valutazioni scientifiche molto peculiari, e quindi, come dicevo, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non si è ancora consolidata su questo punto, quindi è un impegno, Certo. quello che dobbiamo affrontare, notevole. Ecco, però lei dice giustamente, insomma, il bilancio effettivo verrà fatto poi in autunno, quando tutto in qualche modo riprenderà il suo normale corso. Ecco, ecco, va bene. Allora, io la ringrazio, ringrazio lei, avvocato Bolognesi, ringrazio tutti i suoi collaboratori, tutti coloro che... Che sono coloro che, diciamo, meritano il premio. Va bene, no, lo meritate tutti insieme, no? Visto che abbiamo parlato di collaborazione effettiva. Grazie ancora e insomma, ci risentiamo presto per magari il bilancio autunnale, come diceva lei. Grazie, Bene, grazie infinite, arrivederci. grazie a lei. Noi continuiamo con il prossimo premiato.